Ciao, sono Marcello De Carlis e oggi ti parlo di lei, della mia chitarra classica Guagliardo, costruita dal grande liutaio Giuseppe Guagliardo in Villa Franca in Lunigiana. Ormai mi accompagna dal 4 gennaio 2015 senza mai tradirmi, regalandomi emozioni magiche. La scelta di una chitarra classica non è mai semplice, inoltre non sempre ad un maggior prezzo corrisponde una chitarra migliore. Quindi la scelta deve ricadere su uno strumento comodo, che suoni bene, che risponda alle proprie esigenze e soprattutto che sia affidabile. Se ti interessa come testare una chitarra, fammelo sapere nei commenti, sarò lieto di affrontare l'argomento in un nuovo articolo. Così, tra varie chitarre provate costruite da vari liutai, la mia scelta è ricaduta sulla chitarra classica costruita da Giuseppe Guagliardo. Il motivo principale della mia scelta è stato che è lo strumento che trasmette il mio suono e non sono io a dovermi adeguare al suono dello strumento. La mia chitarra Guagliardo è stata costruita facendo attenzione ad ogni minimo dettaglio, come puoi vedere. Infatti ogni intarsio è stato rigorosamente fatto a mano e singolarmente. La verniciatura è a base di gomma lacca ed estesa a tampone. L'accostamento dei colori caldi e delicati, gli ornamenti che ricordano i fregi di antichi palazzi, conferiscono alla Guagliardo una personalità estetica spiccatamente mediterranea. Ecco i legni utilizzati per la mia chitarra classica Guagliardo. Il piano armonico è in abete. Fascia e fondo sono in palissandro indiano. La tastiera è in ebano. Il manico e in cedrella. Il ponticello è in palissandro brasiliano, le traversine sono in osso e in ebano. La lunghezza del diapason è di 648 mm. La prima caratteristica che mi ha colpito in positivo è stata il peso. Infatti lo strumento è leggerissimo, pesa solo 1,4 kg e questo lo rende davvero comodo per suonare e soprattutto alla lunga non ti stanca. Le caratteristiche sonore di questa chitarra sono la prontezza di risposta, il sustain, la grande proiezione ed il timbro espressivo, caldo, peculiarmente corposo e ricco di armonici. La polifonia è nitida, la tenuta del suono è elevatissima e la fondamentale è priva di spurie e microarmoniche fino all'estinzione della nota. Il suono equilibrato e la tavolozza timbrica va con naturalezza dallo scuro al chiaro, chiarissimo. L'escursione dinamica è brillante fino al forte e la leggibilità del suono perfetta già a partire del pianissimo. Ottima la prontezza di risposta che è migliorata in modo notevole col passare del tempo. Con la mia chitarra classica Guagliardo in questi anni ho suonato in molte occasioni. Da subito ho creato un ottimo feeling con lei e da subito ho iniziato a suonarla nei miei concerti. Inoltre ho un grande legame affettivo. Infatti a luglio 2015 con la mia chitarra classica Guagliardo ho suonato all'esame per il concorso a cattedra ed anche grazie a lei attualmente sono il docente di chitarra al liceo artistico, musicale e coreutico Walter Gropius di Potenza. In questi anni mi sono esibito in vari festival musicali con la mia chitarra classica Guagliardo. Tra i vari festival ho suonato al Festival Internazionale della Chitarra di Lago Negro, sia nella 34esima e nella 35esima edizione, alla 34esima edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, al Paola Festival 2018, Armonia e Arte a Palazzo, al Festival del Mandolino di Avigliano del 2018, nella 7ª edizione, alla prima edizione del Calvello Classico, al Festival Internazionale Green Music, al 5º Festival del Mandolino di Avigliano, alla rassegna musicale La Classica in Salotto di Gocce d'Autore di Potenza e la rassegna musicale Largo alla Musica del 2020. Oltre a concerti, ho inciso varie composizioni con la mia chitarra classica Guagliardo. Ho inciso il disco Cordominazioni del mio duo Cordominazioni con Luca Fabrizio, ho inciso L'Elogio della Chitarra di Joaquin Rodrigo, Albero solitario, ricordo della grande pittrice lucana Maria Padula, per chitarra battente e chitarra classica, composto dal maestro Angelo Gilardino, e in questo caso la mia Guagliardo è stata suonata da Luca Fabrizio. Poi ho inciso la Mozartiana numero 1, sempre di Angelo Gilardino. In questi anni non ho mai avuto problemi con la mia chitarra classica Guagliardo. Più passa il tempo e più questo strumento suona meglio e diventa sempre più affidabile. Quindi resterò fedele alla mia chitarra Guagliardo e la utilizzerò nei miei concerti e nelle mie registrazioni future.
Per oggi ti saluto, grazie per l'attenzione, ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, iscriverti alla mia newsletter per restare sempre informato sulle novità del mio blog e seguirmi sui miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti al mio canale YouTube. Ciao!